siamo in un gioco dove bisogna andare a caccia di fantasmi. Che gioco Alex, divertente. Alex, ma... si caga. Sì, proprio gli anni di vita mi puoi far perdere. Anna tu. È una bella hot woman. Anna, puoi... Guarda come sei hot woman. No, aspettila, io tanto sono nel camioncino, quindi allora, Anna hot, si caga addosso, quindi no. Invece io e Alex dobbiamo andare dentro casa. Allora, mano a mano vi spiegheremo quello che c'è da capire. Noi abbiamo già fatto una partita, Alex ha sporcato le mutande. Bam, subito. Proprio bam, totalmente. Fatto, andate. Io ho preso le chiavi di casa che ci servono per entrare. Poi io prendo la torcia elettrica, che Alex è molto importante. Io prendo questa accanto. Tu prendi quella UV che serve per vedere le tracce. Ricordatevi la fotocamera e il libretto. Ok, abbiamo anche il termometro, questo qua è importante, lo prendo io, Alex, eh. La fotocamera la prendi te, devi andare okay, in giro. Ok, io prendo questa. Il libretto. La fotocamera, Alex, questa fotocamera, no, quest'altra anche devi prendere. Ah, questa no, quale? Tutte e due, questa qua è importante, questa piccola. Non posso prendere il libretto. Va bene, prendi la fotocamera, ok? Andiamo. Ok, Anna, tu devi essere i nostri occhi lì dall'alto, va bene? Tranquillo, basta che piazzate la fotocamera, sennò non vedo niente a parte l'ingresso. Ok, ma ci devi dire che cosa serve fare, perché aspetta, fammelo leggere. Una volta che sarete dentro ve lo dirò, via. Va bene, andiamo, Alex, perché non abbiamo aperto? Andiamo okay. A cagare. Andiamo a cagarci. Allora, è molto. È buio. Almeno non piove. È buio. Alex, io accendo la luce. Anch'io accendo la luce. Fa poca luce, comunque la fa. Allora, vi do delle informazioni. Innanzitutto, sappiamo che il fantasma si chiama George Moore. Ok, quando li chiami si triggerano i fantasmi. Allora, siamo in casa. E questo fantasma sembra rispondere solo quando le persone sono da sole. Ah, questo è terribile. Mi sono cagato addosso. No, è perché era una notizia. Quindi dobbiamo stare in due posti separati della casa. Allora, esattamente. Per pronunciare parlargli. Il suo nome lo può far zitta, arrabbiare. Ho sentito parlare. Ah no, erano le scale. Ma okay. No, non cominciare. Cioè, non siamo neanche entrati. Non siamo entrati. Com'è che si chiama, Anna? Dimmi il nome. George Moore. Accendiamo le luci, qualche lucina, ok. Prendo la radio. Questa qua serve per comunicare con le presenze paranormali. George Moore. Dimmi. Allora, devi fare l'idiota? Devi fare l'idiota? Scusami. Vedi che tra poco smette di farlo, quindi tranquillo. Ma ci manca proprio poco a smettere. George Moore. Allora, nel caso ve lo state chiedendo, in questo gioco è fighissimo perché quello che tu dici con la radiolina in mano praticamente viene interpretato dal fantasma, cioè il fantasma lo sente davvero e funziona con l'italiano, quindi è bellissimo, è erogeno questo gioco praticamente. Cioè, mi piace, capito? Sì, è così tanto bello che quando il fantasma ci cagheremo tutti. Quando totalmente. Tu ti caghi addosso si capisce perché... Anna, dobbiamo per caso vedere se c'è acqua sporca, perché questa è una cosa di solito. No, stavolta non ci interessa, stavolta dobbiamo vedere se la temperatura scende. Io ho la cosa per il termometro. E guarda se la temperatura scende. Ci sono allora. 14 gradi. No, aspetta, non sta risalendo. 13, 14. Beh, non è freddo. Non c'è gradi. Attività al momento. Per caso avete un oggetto chiamato smudge stick? No. Cos'è? Perché dice che dobbiamo pulire l'area. Oh! Avete percepito della temperatura bassa, eh? E qua davvero? Allora? Aspetta, quanti zitto. Sono? Che mi sta... 13. Cosa ho percepito? 13 non è bassa, magari sotto? La palla è fredda. C'è qualche posto in cui la temperatura è scesa a 10, eh? Ok, torniamo indietro. Dai, torniamo, ma non devi far ridere questo gioco. Vabbè, ogni tanto si potrà pure ridere un attimo, no? Perché ci dobbiamo cagare. Tu devi smettere di accendere le luci e rovini l'atmosfera. E comunque, se non siete separati, al nome lui non risponde. Alex, vattene via. Da okay, solo, va dai. Bene. Da solo. Così da solo. Appare davanti a me e mi prende proprio l'infarto completo. Ma lo chiamo io, ma tu devi essere pronto a venire. Sei andato di sotto, vai di sotto. Sto andando di sotto. Ok. George Moore. George Moore, se ci sei, dammi un segno. No, là, io ne ho paura, è troppo buio. Cosa c'è? Se stanno spegnendo le luci e se stanno riaccendendo, se stanno spegnendo e se stanno riaccendendo. Sei di sotto. Sei di giù. Arrivo. È un segno, Lion. George Moore, se ci sei, dammi un segno. Qui? Era qui, sono quasi sicuro. Okay, ah, qua ci sono meno 3 gradi, è freddissimo. È qua, Lion è qua. Zitto, dove sei? Prendo in mano la radio, giusto. Dove sei? Spegniamo le luci. Qua è freddo, guarda. Devi guarda far il vapore. Uscire Alex, altrimenti Alex, non risponde. Esci, rimango okay, io. Sei sicuro? No, vai al piano di sopra, se mi devo cagare da solo, non mi devo cagare da solo. Vai da solo. Chiamalo. George Moore. Digli dammi un segno. Chiedigli quanti anni hai? Lo vuoi rimorchiare? Dai, prova a
fallo tu, Lion. Prova a farlo tu. Alex, aspettami lì. Cambio oggetto. Non uscire da casa. Ho paura. Non me ne frega nulla. Devi essere coraggioso. Ma poi io ce l'avevo già la radiolina. Comunque, perché sono questa qua? Torcia UV non serve a niente. Cioè, che cavolo andiamo a fare? Ma no, perché devi tracciare. Io prendo il libro. Questo libro serve per far scrivere al fantasma. In teoria dovrebbe scrivere qualcosa, tipo quando gli dici dammi un segno. Devi lasciare quello. Ora glielo mettiamo. Quello è utile. Ora glielo mettiamo, ma siamo sicuri che sia qui? Sì, perché sì, qui c'è freddo. È qui. È chiaro. Ok, glielo metto qui, Come si faceva? Così? Ok, glielo ho messo. Ora gli parlo. George Moore. Non l'ha detectato, mannaggia. Spegniamo le luci. Fai uscire Alex dalla casa, fidati. Lion? Alex, esci. No, vai al piano di sopra. È saltata la luce. Esci dalla casa, Alex. Adesso rimango io. Ok. George Moore. George Moore. Dove sei? George Moore. Sto cagando nelle mutande, ma proprio ora. No, paura. Dacci un segno. L'attività è a zero, mi sa che si è spostato. Sto bastiano. George Moore. Dai, George Moore. George Moore. Guarda che noi metà della casa non l'abbiamo neanche vista. Ma poi questo qua è il fantasma di George, noi non ce ne siamo. George Moore. Mannaggia te, mannaggia George Moore. Fai cagare addosso per niente. George Moore. Anna, tu di se vedi cose, eh? Si sta alzando leggermente l'attività. Ma proprio un George pelo George Moore. Oh, ecco, ci siamo. È qua, sicuro. Dove sei? Non risponde. Dove cioè sei? Non è raggiungibile. Ah, lì! L'ho fatto! Era lì! Era lì, ho visto io! Era lì! L'hai visto? Gliel'hai fatta la foto? Io ho fatto una foto, ma non l'ho fatta, penso. Non ha segnato. Figlio che una zozza! Era qui! Fatti vedere! Devi stare pronto, pezzo di somaro! Guardalo il numero! Se ci sei, dacci un segno! E non lo voglio il segno suo. George Moore! Dove sei? Bastiano, dove sei? Visto. Qui era qui. Proprio dove sei? Punto che non indica la telecamera. Di nuovo qua. Dove sei? È sotto, Lion, sicuro. Zitto, dove sei? Dai, mi ha risposto, non. Dove sei? È dietro, è qua. Dove sei? Dove sei? Lion, sotto. Sta sotto, sicuro, 100-100. No, è qua perché qua c'è freddo. Lui è dove c'è freddo. Dove sei? L'attività è di nuovo a 2-3. Attento, Davanti. Sei pronto a fare la foto? Devi stare con la fotocamera, sì, te. Non lo vedo tanto, non vedo niente, faccio foto a caso. Dove sei? Ha dato un segno! Alex, fai abbiamo niente assistito a un evento soprannaturale. Stai pronto a fare la foto, eh? Stai pronto? È lì! Lo vedi? Falla la foto! Le mani! Alex! Mi ha seccato! Ti ha seccato? Ma che dici? Sono nel reame suo del morto! Alex, salvami! Toccami! Toccami! Mi ha seccato! Ti ha seccato! Alex, esci! Esci! Alex, apri la porta! Apri la porta! Porta! George Moore, i mortacci di chi ti ha visto! George Moore! Anna, apri questa cazzo di porta! Oh! Oh mio Dio! Che poi io posso aprire! Libertà! Vai sul camion, voi avete vinto, io sono stato ammazzato. Ma l'hai fatto, l'hai fatta del l'ho fatto! Porca, perché mi ha dovuto seccare a me? Cosa gli ho fatto io in più di voi? Cioè, non una mazza dalla foto si vede, una mazza è tipo t'ha ammazzato, credo. Cioè, mi ha ammazzolato. Io non vorrei dirvelo, ma in realtà non è il risultato che voi avete partecipato a qualche ghost event. Ma non è risultato neanche la foto. Dai, abbiamo fatto cacare. Ma non è io... La foto è giusta. La foto è giusta. Allora, riproviamo. Premette il tasto, chiudete le cose e riproviamo. Chiudo tutte cose, chiudo. Abbiamo fatto veramente cacare. Cioè, non è possibile. Allora, come team di investigazione fantasmi, 0-0. Cioè, una cosa raccapricciante. Ma non c'erano neanche gli oggetti utili. Questo santo. Allora, dovevo fare nei pressi del santo. Ma non si è capito niente pastori di quello che hai detto. Ma che vai a dire? Devi tipo sanificare l'aria. Ma non. Cioè, come fai? Molto bene. Questa è una missione di livello molto più semplice di quella di prima. Dobbiamo scoprire che fantasma è. Poi trovare delle prove con le MF è facilissimo. Una foto dell'acqua sporca. E poi una stanza con il freddo.
Però noi siamo degli scroti e il termometro questa volta non l'abbiamo preso. Non fa niente, tanto ve ne accorgete tanto dalle nuvolette. Tanto ce ne accorgiamo. Va bene, questa cosa qua è il mio glow stick che è probabilmente totalmente posso inutile. Posso prendere io questo qua? Sì, assolutamente, con quello molto sì. utile. Questa cosa è una pannocchia, che ha portato una pannocchia? Quello lì serviva per purificare il dallo spirito, ma non Orca serve. Porca miseria, questa volta non ce n'è la da purificare. La regolina, Lion! Dobbiamo parlare, giustamente. Bravo, bravo, bravo. Andiamo allora, mio prode amico. E oggi che la paura... Sì, caghiamoci addosso di più. Sì, di nuovo anche, vai. Ok, vi do le informazioni necessarie. Allora, il fantasma di questa sera si chiama Barbara Taylor. È una donna. Barbara Taylor. Barbara, esatto. E sembra rispondere anche lei alle persone che sono da sole. Alex, resta lì un attimo. Barbara Taylor. C'è già attività. Funzioni così. C'è già attività, Alex, vieni a misurare vicino a me. Barbara Taylor. Mi sa che è qui la signora, È in cucina. Barbara Taylor. Perché tutti questi fantasmi sono in cucina? Non lo so. Ho qui a fare il bucato. No, si è azzerato di nuovo. Barbara Taylor, dove sei? Vi do dove un consiglio sei? Cercate la camera di un bambino. No. Va bene, no. Barbara Taylor, sei qui che suoni? Siamo a due. Può essere qui. Dove sopra. Sei? Qui è il garage. Barbara Taylor? Alex, dobbiamo dividerci, è l'unica, lo so che no. non ti piace. Lo so, Alex, qua c'è lo scantinato, ci vado io che è pericoloso. Ok, divertiti. Barbara Taylor. L'attività è scesa a zero. Facendo un po' di luce. Lion, sicuro. È possibile. Ma qua c'è un'altra stanza, aspetta che... per lustro. Barbara Taylor. Se ci sei, dammi un segno. Non è qui. Non c'è, la cambia stanza, vai al piano di sopra. Ok, Alex, tu dove sei? Dove ti localizzi, io mio amico? Io sto qua, ma dove la posso piazzare la telecamera, Lion? Quando troviamo prima un segno. Prima scoprite dove si trova. Dov'è il sopra, Alex? Hai trovato di qua, qui? Di qua. Ok, incamminiamoci. Barbara Taylor. Le scale fanno un rumore di scorreggia che fanno un po' paura. Ok, qui è una stanza però, questa è una stanza di ragazzi. Ma dove dici, sei? Bambino dovrebbe essere. Anna, segnale qualcosa? Niente, Barbara niente ancora. Taylor. No, qui non c'è. Provate camera da letto o bagno. Ok. Bagno qui. Ci siamo a livello 2. Alex, vieni in bagno. Barbara. Aspetta. Taylor. Se ci sei, dacci un segno. Hai aperto tu l'acqua? Sì, sì, perché dobbiamo trovare. Certo. L'acqua sporca è un chiaro segno di fantasma. Se vi si sporca l'acqua nel lavandino, c'è un fantasma, Ma no, non Barbara dire così. Taylor. Dove sei? Ti hai azzerato, cambia stanza. Porca miseria. Alex, rimani lì in bagno. Dai, guarda. Cosa c'è? C'è una botola. Soffitta. Non si può aprire, mi sa, però, tranquilli. Barbara Taylor. Se ci sei, dacci un segno. Dove sei? Porca di quella... E poi è piena di stanze questo posto, è assurdo, è difficile. Ce ne sono un sacco in quel piano, infatti giralo un po' tutte e prova. Barbara Taylor. Dacci un segno. Dove sei? No, non è neanche qui, Alex. Difficilissimo. Mi sono arrivato addosso. Dove sei? Barbara Taylor. Cacchio, è veramente. No, è hard. Veramente. Cosa c'è? Pensa che mi ha sbattuto la porta in faccia. Non sono sicuro, però. Barbara Taylor. Dove sei? Porca. Attività 2. È qui. Dove sei? Guarda se qui non c'è acqua sporca. Non devi accendere le luci. Mannaggia te. Ma voglio vedere anch'io, io non ti secchi le mani. Altrimenti. Vediamo, è sporca? Livello 3. Pare. Non è sporca sta roba. Lasciamolo aperto perché così magari. Cioè, 4. Lo chiudiamo ma pieno. Barbara Taylor. Dove sei? Ah, qui. Dove sei? Dacci un segno. Oh, siamo a 5. Mi sto spaventando. Alex, misura con le MF. Ma misura. Non va, non c'è niente qua. Devi trovare il 5. Ci serve ci siete, la missione. Ci siete, c'è stato un picco di 6. Devi misurare 7, le cose. Ci siamo, è qui. Barbara Taylor. Io non trovo niente questo coso. Dove sei? Misura tutto, la sveglia, le luci, il quadro, 3. Tutto. No, è Barbara di sotto allora, non Taylor. C'è senso, qua non c'è. È qui, scemo di guerra, è qui, sono sicuro. L'armadio e il bagno dove eravate prima. E qui misura tutto nel bagno, anche tutte le cose, la tazzina. Devi vedere tutti gli oggetti, punta tutto.
il cesso, no, qualsiasi non c'è, cosa. Non c'è niente, non c'è niente qua. Non è possibile. Barbara Taylor, dove sei? Non c'è più niente. Sta tazzina, Alex, sta tazzina di caffè? Tipo? No, no, niente, niente. Le scarpe, prova le scarpe. Qui le scarpe, tutte le scarpe per terra. Queste qua. Barbara Taylor, no, ragazzi, 6 secondi e siamo a zero, eh. E si arrabbia dopo 5 minuti. Il fantasma si gira le palle. Che noi continuiamo a girare. Guarda i vestiti, tutto. Barbara niente, Taylor, niente, niente. Moriremo. Niente. Barbara Taylor. Oh, dai, seriamente, perché si nasconde sta schifosa? Barbara Taylor, se ci sei, dammi un segno. Si è aperto qua, eh? Alex, misura dentro l'armadio un po'. Come, si è aperto da solo? Sì, dove sei? Maledetta, maledetta. Ho paura, non... Lion. Se ci sei, dacci un segno. Attività 2. Vai, vai, chiamala, chiamala, chiama, chiama, chiama. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Barbara Taylor. Niente? No. Niente. Niente, niente. Non cioè, c'è, assurdo, non c'è. Eh no, ma qua, scusa, questo non sta salendo, questa cosa qua? No, è da qui che parte, vedi, c'è un'attività bassa di 2. Ah, ah, beh, riprova, Alex, chiamala ancora. Barbara, chiamala ancora. Taylor. Perché Barbara comunque... Taylor. Ancora, 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 ancora. Barbara chiama. Taylor. Niente. Ci sei? Dammi un segno. Prova a non premere B, perché magari quello parliamo tra di noi. Infatti, no. Secondo me quello parliamo tra di noi, serve la tua radio. Prova al normale, Alex, senza premere niente. Barbara Taylor. Si è alzato. Hai visto? Arrivo. Le luci, Lion. Chiama ancora, chiama ancora, chiama ancora. Dammi chiama un ancora. Segno. Ci siamo, Alex, metti la telecamera. Metti la telecamera, metti la telecamera. Ma non lo so, siamo 8, siamo 8. Qua dentro, qua dentro, qua dentro, qua dentro. Mettila qua, mettila qua, qua, qua. Assistiamo ora, Sei pronto? Faccio la foto io se vedo, Ok. Barbara Taylor. È sceso appena sei entrato. No. Se ci sei, dammi un segno. Esci tu, esci tu, esci tu. Rimango vado, io, rimango. Vado fuori. Ok, sono pronto. Vai, vai. Ok. Dove sei? Barbara. È stato un picco, ci siamo. Ha suonato il telefono, Barbara Taylor. Non so dov'è il telefono, però qua non c'è. Barbara Taylor. Se ci sei, dammi un segno. Niente, Anna? Niente, si sta abbassando. Qua c'è una luce che flasha. Barbara Taylor. Se ci sei, dammi un segno. È sceso uno. Barbara Taylor, dove sei? Mannaggia lei. Barbara, non vuole uscire? Taylor. Ma quanto ho io di sanità, Anna? Perché non voglio morire di nuovo, è bruttissimo. 45, occhio che sta salendo un pochino. È salita al 2. Barbara Taylor. No, riscesa, riscesa. Porca miseria. Prova Barbara... a fare così, entra nella stanza senza la luce. Lo so che è bruttissimo. Barbara Taylor. Se ci sei, c'è stato un mini picco. Dammi un segno. Barbara Taylor, dove sei? È strano, non abbiamo neanche trovato la stanza che di solito si trova facilmente. La stanza fredda, sì. Sì. Se te non finisci torno le frasi, salotto, però. Torna nel salotto. Torno nel salotto, non c'è una pipa, non c'è da nessuna parte. Barbara Taylor. Niente, non c'è, non c'è. È salito invece, è salito, siamo a 4. Dove sei? Sta salendo, è 6. Barbara Taylor. Dammi un segno. Siamo Barbara 8. Taylor. Lion, dammi 10, un segno. È 10, Lion. Dove sei? È successo qualcosa ma non l'hai visto, mi sa. Mannaggia lei. Barbara Taylor. Dacci un forse segno. Forse serve il libro per scrivere. È lo possibile? Porto? È possibile, sì. Piazzalo per terra. Qua suona sempre il telefono. Ma io non faccio mai a tempo a rispondere perché è in cucina. Il maledetto telefono. Lei non puoi rispondere. Secondo me posso. No, secondo me posso. E lei parla al telefono, mi sa. Sono convinto. Dammi un segno. Niente, non parla. Mettile il libro, Alex. Mettiglielo dove lì lo dentro. Metto, tipo qua. Per terra anche, va bene. Per terra qua in mezzo alla stanza. E poi te ne vai via fuori, però. Veloce, Alex, veloce, ecco fatto, via. Fatto, sto uscendo. Vattene. Lion è la sanità a 30. Ok, rimango ancora un po'. Quanto tempo c'ho ancora? Secondo te? Anna. Non lo so, ma poco. Se t'acchiappa, sei morto. Dammi un segno. Barbara Taylor. È a 4 fisse, Barbara Taylor. No, è scesa a 2.
Niente. Non è vero, è salito a 5. Un segno. Barbara Taylor. Che dille dove, dov'è? Dove sei? Dove non sei? Non rispondi. Non mi risponde. Dove sei? Barbara Taylor. Sceso a zero. Niente, raga, ce ne dobbiamo andare. Cioè, abbiamo fallito miseramente questa seconda missione. La prima non che sia andata meglio. Però qua abbiamo la foto. Abbiamo trovato solo l'acqua zozza. Lo so, e non abbiamo preso la temperatura perché non avevamo neanche il coso. Cioè, sta cosa con il lettore MF dovrebbe essere facilissima. E invece tu sei una piscia e non hai trovato niente da guardare. Guarda te che no, fai proprio cacare. Vai a guardare il telefono che secondo me... Forse... Ah, ho capito, tipo, se tu quando suona il telefono lo guardi con quello, secondo me te la segna perché sta succedendo una cosa paranormale. È così, sono convinto. Può essere molto probabile. Vabbè, per questo video direi che ci fermiamo. Fatemi sapere se volete vedere un altro su questo gioco, perché è intrigante, anche se un po' monotono, perché tutto il tempo, dove sei, quanti anni hai, Barbara Taylor. Però quando succedono le cose. È un po' George Moore. Oh, George Moore, qua ce li sogniamo la notte, ma mica loro i nomi. Bene, Lion, Alex e Anna, out. Ciao.